Oggi al Cinema Cicolella di San Severo le scuole, una proiezione per quello che è il tema della legalità, un tema sentitissimo su questo territorio. Siamo con il regista, lì ci parlerà di perché questo titolo e chiaramente i contenuti. Mimmo Mongelli, buongiorno. Buongiorno, allora il titolo è un tratto, è la citazione di una frase di Esiodo dove la signora vestita di nebbia in realtà è la giustizia che viene trascinata in catene dagli uomini, quindi è una giustizia in prigione, incatenata, non libera. È vestita di nebbia perché non ha dei connotati precisi ed è un po' il problema che noi andiamo ad esporre con questo film. La questione, la vicenda Marcone è una vicenda ancora tutt'oggi. Oggi, dopo 23 anni circondata di nebbia, si è scoperto chi la mano omicida, ma non si sono scoperti ancora i mandanti. E questo, come giustamente si diceva poc'anzi, è un problema del nostro paese. Io non direi del nostro territorio qui di San Severo o della Puglia, eccetera. È un po' un problema di questo paese, dove spesso ci vuole tempo per arrivare ad avere giustizia, dove troppo spesso la corruzione la fa da padrona, le mafie hanno un peso anche economico importante. Ecco, questo è quello che tutto sommato poi ha portato a questa vicenda che noi raccontiamo con questa docufiction. È un impegno quello della cinematografia, anche chiaramente di veicolare. È chiaro che diciamo, come il cinema è un'industria, quindi bisogna produrre denari, però è anche vero che questo è il cinema di qualità ricercato che in qualche maniera serve anche come motore educativo. Sì, la mission dell'AGIS non consiste semplicemente nel portare avanti le imprese del settore spettacolo, in particolare dell'esercizio cinematografico in questo caso. La mission dell'AGIS, attraverso il suo braccio armato per la formazione del pubblico, AGIS Scuola, è una mission che ha anche aspetti sociali rilevanti, proprio perché i luoghi di spettacolo non sono soltanto dei luoghi dove si cerca di fare impresa nel miglior modo possibile, ma sono anche luoghi e presidi di cultura e di socialità, anche perché un film va visto in un contesto giusto, se mi consentite, è un'emozione diversa vederlo insieme ad altri in una sala cinematografica piuttosto che a casa.